Un'accoglienza molto festosa quella dei bambini e dei ragazzini della scuola media a Monsignor Panzetta, il nostro arcivescovo di Crotone. La Cutuli ha voluto dare un segnale positivo di come c'è bisogno di queste figure nella nostra città. Sì, siamo veramente molto emozionati ad avere Sua Eccellenza Monsignor Panzetta in mezzo a noi. Io nel mio intervento dicevo proprio come oggi noi viviamo un momento molto difficile. La società affronta non soltanto una crisi economica ma anche crisi di valore, quindi il nostro ruolo è molto impegnativo. Noi dobbiamo formare futuri cittadini che siano onesti, che siano rispettosi della diversità, della legalità, ma soprattutto persone, cittadini competenti e preparati professionalmente, e devo dire che è una vera e propria missione la nostra, la facciamo, la svolgiamo con dedizione e con amore, ma in alcuni momenti di sconforto sentiamo la necessità di avere una guida, di essere sostenuti da una guida spirituale proprio che possa portare la sua testimonianza, l'esempio della sua vita, e noi vediamo che tutto questo lo ritroviamo nel nostro vescovo. È stata sicuramente un'accoglienza da parte di tutti, delle famiglie, dei bambini dall'infanzia, la media alla scuola primaria, e ci sentiamo più forti, ci sentiamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida presente ma anche futura. La gioia e il sentimento che volete condividere con tutti. Sì, la gioia, perché noi dobbiamo trasmettere gioia, noi dobbiamo rassicurare. Come dicevo, il nostro obiettivo è essere sicuramente una scuola di eccellenza, ma una scuola che include tutti, mettendo al primo posto, al centro della nostra attenzione, il bambino. Io ho voluto fortemente che fosse attrezzato un laboratorio che abbiamo appunto benedetto di 45 metri quadri, idoneo per qualsiasi attività ludica, esperienziale, perché riteniamo che il gioco sia tra le strategie privilegiate per un apprendimento efficace del bambino. Eccellenza, si aspettava un'accoglienza così festosa e di gioia da parte dei bambini della Cutuli? Beh, la scuola è sempre un luogo pieno di vita, quindi mi aspettavo un'effervescenza di vita, però quello che ho trovato va ben oltre le mie attese. I ragazzi hanno preparato una festa perché, al di là della mia persona, loro intravedono in me il responsabile della comunità diocesana, e quindi mi fa molto piacere per questo, sì.